Alessandro Scoppa, sindaco di Anacapri. Risultato dell'incontro di oggi con l'ASL a distanza di 15 giorni dal primo incontro? E guardi, già essere al secondo incontro è una testimonianza del cambio di passo, una dimostrazione di serietà dal direttore generale Ciro Verdolini. In queste poche settimane abbiamo concluso e migliorato alcuni aspetti della sanità isolana, molti ne restano, ma il direttore si è reso disponibile e molto aperto a risolvere un po' alla volta, un poco tutti. Siamo soddisfatti, le associazioni sono soddisfatte, noi amministratori siamo soddisfatti e ci auguriamo di continuare così. E questo metodo ci piace, è un metodo che è basato sui dati e sulle esigenze reali della cittadinanza di Capri e di Anacapri. Un sindaco neonatologo richiede una domanda sul punto nascita, ho sentito parlare di punto nascita, se possiamo spiegare un attimo con chiarezza? Il punto nascita è stato disattivato dal Ministero, per cui non potrà mai più esistere sull'isola, tuttavia esistono dei momenti in cui c'è l'intrasferibilità della gestante, per cui noi dobbiamo fare in modo che quei casi eccezionali, quei momenti in cui non sia possibile trasferire la gestante sulla terraferma, ci siano requisiti di sicurezza per partorire per la gestante e per il neonato, per avere la massima sicurezza dell'evento nascita. Ci batteremo per questo, è arrivata un'incubatrice con annesso ventilatore per gestire i neonati ad alto rischio, a rischio che potranno nascere sull'isola, ci occuperemo anche del percorso nascita, di corso di accompagnamento alla nascita, in modo che la gestante possa essere più tranquilla sia nel percorso prima della nascita e sia nel caso in cui la nascita si debba svolgere necessariamente sull'isola. Siete tranquillo come sindaco, per cui responsabile la popolazione riguardo al futuro, specialmente invernale, del Capilupi? Noi chiederemo di essere più tranquilli e confidiamo nella direzione dell'ASL per assicurare il percorso dell'emergenza anche nell'inverno.